Sono scesi in piazza per un sit-in questa mattina i lavoratori e simpatizzanti di Clan, Cooperativa Le Orme e Cooperativa Silva, che gestivano i servizi museali per la Fondazione Grosseto Cultura. L'iniziativa è stata organizzata dal collettivo autonomo Queer e da quella che è stata ribattezzata come Assemblea Asterisco. Siamo qui in piazza per esprimere solidarietà con i lavoratori di Clan, lavoratrici di Clan, Le Orme e la Silva, che sono stati licenziati, fra virgolette, comunque non è stata rinnovata la convenzione per motivi veramente molto ideologici, almeno quelli che sono stati detti ufficialmente. Il discorso dell'asterisco a noi sembra un'allucinazione, sembra che nel 2023 bisogna ancora stare a spiegare che l'asterisco viene utilizzato per abbreviare bambini, bambine. Siamo in una città in cui probabilmente c'è ancora tanto da fare, noi esistiamo e stiamo qui per questo. Una vicenda che è un unicum nel suo genere, possiamo dire, perché nel giro di poche settimane è stato creato un disastro del quale ancora cerchiamo di capire cosa sia successo, quali motivazioni abbiano indotto per l'appunto Fondazione a non rinnovare gli affidamenti con tre soggetti, Cooperative Le Orme e Silva per il Museo di Storia Naturale, Associazione Clan per il Polo delle Clarisse, che la stessa Fondazione ne aveva riconosciuto e ne riconosce la bontà dell'operato in questi anni. Le motivazioni che hanno portato Fondazione Cultura a questa scelta sono ancora poco chiare, nonostante anche la conferenza stampa che ha fatto Fondazione, può essere detto tutto quello che si vuole, ma la scansione degli eventi porta chiaramente a una scelta legata a una matrice ideologica. Quello che noi però vogliamo è fare chiarezza, perché Fondazione Grosseto Cultura non è un soggetto privato qualsiasi, è un ente controllato dal Comune di Grosseto. Giovedì 19 si svolgerà, su istanza di Grosseto Città Aperta, la commissione di controllo e garanzia.